Benvenuti amici, io sono Salvo Pimpos, oggi torniamo su Granny capitolo 2. Stavolta siamo sulla mod, ragazzi, perché è già uscita la mod di Nulzerep. Vediamo un po' come attivarla, perché ci richiede il codice qua. Quindi clicchiamo sulla finestrella. Prima, quando cliccavamo sulla finestrella, praticamente già apparivano tutte le cose che potevamo fare. Invece adesso dobbiamo ottenere una chiave. Quindi, allora, get key. Quindi clicca su get key per generare una chiave. Ok, clicchiamo su get key. Datemi sta chiave per cortesia, non è che possiamo fare stare qua a far ballare le scimmie. Ok, genera una chiave. Ok, e fin qua ci siamo. Generazione. Veloce però, questa è generazione di chiave per cortesia. Non è che siamo dal fabbro. Ok, chiave generata. Copiamo, dov'è? Non mi spari. Copiamo. Ok, copiata. Me ne ritorno nel gioco, giusto? Mi prendete in giro, per favore. Past. Va bene, activate. Ma dai, mod attivato. Oh, alleluia. Insomma, adesso è un po' più complicato attivare la mod, ma comunque ce l'abbiamo. Allora, abbiamo il Kent Attack, quindi nonno e nonna non ci attaccano. A prescindere dalla difficoltà. Quindi possiamo mettere anche in estremo, non ci attaccheranno. E mettiamolo qua. Stack enemies, ovvero loro si bloccano. Vabbè, facciamolo partire, forse. Play. Difficoltà estremo. Togliamo assolutamente il Nightmare, perché è troppo al buio. Estremo. Entrambi. Via. Andiamo, forza. Allora, vi lascio come sempre il link in descrizione. Tuttavia, per installarlo, prima dovete disinstallare il gioco che avete già installato. Quindi, prima lo disinstallate, dopodiché installate la mod che vi lascio in descrizione, ovvero questa. Ok, tizio, alzati, da veloce, tanto non ti colpisce nessuno. Kentattack, proviamo prima il Kent. Abbiamo l'item spawner pure, fighissimo. Ok, questo tu lo metto però, mettiamolo qua. Anzi, mettiamolo qua. Accanto alle impostazioni, forse. Allora, nonni e nonna, nonna e nonna. Non ho più paura di voi. Manco del ragno. Chissà cosa succede con il ragno. Nonna, ma non l'avevo tolto il Nightmare io. Com'è che qua? Ah, perché nel stream c'è sempre buio. Ciao! Ma come si faccia di capra? Guardati là. Comunque mi segue, ma non mi attacca. Cioè, mi vedono. Però, mamma mia, che ti sei incollato? Che abbiamo? L'attacca nella pancia. Dove la nonna? Dove l'ha lasciata la nonna, anziché inseguire me? Nonna. Nonna, c'è tuo marito che mi insegue, nonna! Nonni, per favore, lasciati. Allora staccatevi, va. Allora, attiviamo lo stack enemies. E adesso loro dovrebbero essere bloccati. Guardate, vi siete intersecati. Che vi state accoppiando? Vi siete intersecati. Siete siamesi? Sono siamesi. Allora, no, vabbè, fighissimo. Cioè, Nulzerep lavora in un modo incredibile. Allora, dopodiché. Ovviamente abbiamo l'item spawner. E quindi possiamo far spawnare praticamente tutti gli oggetti del gioco. Tutti, anche le granate. Prendi un oggetto per spawnare l'oggetto. Ok, quindi lo trasformiamo semplicemente. Quindi prendo qualsiasi cosa, anche un vaso, anche qualsiasi. Levati, tizio. Ti posso fregare la chiave che hai qua? Tanto tu non mi puoi niente, non gliene frega niente, vada. Ok, dobbiamo prendere un oggetto comunque per trasformarlo in oggetto. C'era niente giù? Vabbè, diamo un'occhiata. Ah, non credo di non trovare nulla per la casa. Qua c'è più niente, Filisrendrina. Filisrendrina, hai qualche oggetto per me? Hai pure bloccato lui. Credo di sì, comunque qua annego, quindi non ci posso andare. Allora, vediamo un po'. Qualsiasi cosa ci va bene. Qua c'è niente. Un fusibile. Oh, perfetto. Quindi abbiamo preso il fusibile. E adesso lo trasformo. Vediamo un po'. Lo trasformo in granata. Pican e non me lo trasforma. Perché? Allora lo trasforma Glass Fuse. Già ce l'ho già. Ah, forse. Aspetta, forse lo devo puntare allora. Allora lo punto. Glass Fuse. Fermati, Glass Fuse. Non rotolare. Non rotolare. Basta, basta. Basta, fermati, che ti schiaccio. Ti rompo. Ancora roto. Ancora rotola. E che sei una palla. Fermati. Fermati. Oh, e qua ti devi fermare per forza. Oh, alleluia. Allora, io punto. Dopodiché lo trasformo in granata. No, pick an object. Lo devo prendere allora. Ma lo devo prendere o non lo devo prendere? Glass fuse. Ma l'ha sdoppiato. Ah, ok. Quindi io seleziono grenade. Dopodiché prendo un oggetto e prendo le granate. E non me le prende, perché? Allora, riprovo. Granata. Ci clicco 80 volte, va. Pick an object. Ok. Forse le granate, non lo so. Non mi funziona. Prendo. Niente. Mentre con che cosa possiamo provarlo? La weapon key? Vediamo un po'. Ok, quindi io prendo questo.
E mi dà la weapon key. Con le granate non funziona, però. Con le granate. Vabbè, è pazienza. Chi se ne frega. Intanto vado a prendere il fucilozzo, va. Così ammazziamo nonna e nonna. E li togliamo dalle scatole. Apriti sesamo. Veloce, veloce. Se così il gioco diventa una passeggiata, ragazzi. Ogni sorta di sfida se ne va a farsi friggere. Però vi divertite. L'importante è divertirsi in questo gioco. In tutti i giochi, non in questo gioco. Prendi sta munizione. Che ti sembra male? Avanti, su, l'hai lasciata sola soletta. Che fai? Allora, nonna e nonna, dove siete? Finitela di fare i siamesi. Un colpetto per te e un colpetto per te. Forza, avanti, su. Non rompete le scatole. Dammi la chiave tu. Ah, dammi la security key. Ok, dunque, possiamo salire. Ovviamente non ci serviva comunque prendere la security key, perché tanto possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi, anche tecnicamente, è prendere l'elicottero, giusto? Perché posso spawnarmi tutto. Quindi, vabbè, la security key l'avevo droppata. Allora, me la ritroppo, va. Tanto mi secca andarla a prendere. Io prendo qua gli oggetti come se non ci fosse un domani. Prendo la carne e nel frattempo mi prendo la security key. Facciamo spuntare oggetti dal nulla. E questo mi piace. Forza, apriamo qua. Saliamo. Saliamo. Scappiamo in elicottero. Ecco, non l'ho mai portato effettivamente. Scappare in elicottero senza prendere il manuale. Ma avevate detto che succedeva qualcosa. Però non l'ho mai provato effettivamente. Quindi proviamo, ne approfittiamo, va. Allora, qua dovevamo inserire i pick, le foto, quindi approfittiamone, va. Dove siamo qua? Dov'è? Pick one. Perfetto. Aspetta che droppo qua. Droppiamo qua. Pick one. Ok. E prendiamo. Fighissima, sta cosa mi piace un casino. E mettiamola. Poi, la chiave. Dove l'ho buttata? Eccola qua. Selezioniamo. Pick number 2. Number 2 però. Prendiamola e prendiamola. Ecco qua. Adesso sì che voglio prendere l'elicottero. Adesso sì che non mi dispiace. Prendiamo il pick numero 3. E prendiamo la security. No, che c'è la security? Prendi la pick numero 3. Vediamo qua. E porta aperta. Wow, grande così. Mi piace sta cosa, mi piace. Qua avevamo bisogno del fusibile, se non sbaglio. Ah, qua il fucile proprio. Il fucile proprio. Sì, la weapon key. Ma chi se ne frega? Il fucile è giù. Posso prenderlo da qua, giusto? Vase, special key, range, security, weapon key, taser, shotgun. Grande così, datemi lo shotgun. Intanto vi droppo questo. Funziona? Perfetto. Qua abbiamo tantissime munizioni. Prendiamole. Two is make one. Shottiamo. Adesso ho 4 ore per abbattere i birilli. E shotta. Ok, uno preso. Due presi. E crepa. Ok. Aperta. Adesso ci serve il fusibile, però. Ovviamente, che altrimenti qua cadiamo come se non ci fosse un domani. Perfetto, selezioniamolo ovviamente. Glass fuse, dove sei? Glass fuse, eccolo qua. Ok, prendiamolo qua. Troppo bello. Che è? Non ha funzionato. No, è un po' a caso qua la cosa. Le armi non rotolare, glass fuse, maledetto. Dov'è che stai? Dov'è che stai andando? Vabbè, non ci facciamo domani. Comunque, con le granate non mi funziona. Provateci voi, fatemi sapere nei commenti se a voi funziona. Allora, le granate stanno qua. Comunque, chi se ne frega. Allora, l'elicottero è qua. Quindi dobbiamo. Intanto mi sblocco questo. Così. Tanto per. Allora, dovevamo fissare l'ala con lo scotch. Però, se io prendo la granata qua, posso prendere il duct tape. Duct tape, eccolo qua. Ok, con la granata funziona? Funziona. Non so perché le granate non mi spawnano, però. Intanto fixo l'aula. Sì, l'aula. Intanto fixiamo l'aula. Va bene. Poi abbiamo bisogno del carburante. Va bene. Quindi selezioniamo il carburante. Dove sei? Carburante, security, weapon, taser gun, steering wheel, hand wheel, shotgun, gas can. Gas can. Ok, trovato. Un'altra bombetta. Forza, che intanto mi frego la gasoline can. Forza, facciamo il refill. No, aspetta, refill, refill, refilla qua. Dov'è? Qua. Fuel, riempi qua. Ok, veloce però. Veloce. Dopodiché abbiamo bisogno di che cosa? Le chiavi, se non sbaglio. C'era bisogno delle chiavi o posso accendere il motore così com'è? Engine start. I need a helicopter key. Abbiamo bisogno della chiave dell'elicottero. Qui, pure mi col mitragliatore. Ok, helicopter key, dove sei? Steering, heliki, perfetto. Ce l'abbiamo. Prendiamolo. Eccolo qua, prendiamola e vediamo che cosa succede senza saper pilotare l'elicottero. Engine start, ok. Senza manuale, vediamo quello che succede. Perché dovremmo trovare il manuale per poter
scappare in elicottero, altrimenti il tizio non lo sa pilotare. E quindi qualcosa succederà. Mamma mia, sti tizio fa proprio schifo, veramente. Mi sa che muoio allora a sto punto. Con tutto l'item spawner. Ma mi sono crashato. Mi sono crashato proprio. Ho perso un giorno. Così a caso. No. Niente, semplicemente ci siamo crashati. Però non è successo niente. Sono vivo e Vegeta ancora. Ovviamente l'elicottero non sarà più utilizzabile perché l'abbiamo distrutto. Allora, niente, allora scappiamo in barca, va. I nonni li ho ammazzati, dov'è che sono andati a finire? Granny, non ti vedo, c'è troppo buio, Granny. Granny non c'è qua. Granny? Dovrebbe essere qui però. Che lei spawna qui, forse nella camera sua. Granny? Sei da queste parti? In camera tua ci sei? Non c'è Granny, ragazzi. Granny è sparita proprio. Scendiamo di qua e qua dovrebbe esserci il nonno però. Staccato, però dovrebbe. Forse non spawnano più proprio con lo stack inserito. Sparkplug, vieni a me. Ti invoco. Vieni a me. Ok, prendiamola. Prendiamola però. Dopo 3 ore le prendo le cose. Ok, mettiamola qua. La candela è pronta. Ci manca ovviamente il volante. Prendiamolo. E lo mettiamo qua. E adesso alla fine ci manca la chiave. E abbiamo finito. Possiamo Ah, devo aprire lì ancora. Aspetta un attimo, perché dobbiamo aprire lì. Intanto mi piglio. Aspetta, qua c'era il pannello. Ah, qua la padlock key ci serve. Prendiamo la padlock key. Apriamo qua. Apriamo il cancello. Dopodiché adesso possiamo prendere la chiave della barca. Fatto. Chiave. No, padlock. Che mi avete dato di nuovo la padlock? Adesso sì. Bot key. Adesso ci possiamo andare. Via. Spediti come un missile. Facilissimo. La cosa più fa. Sono spawnati di nuovo. La cosa più facile di sto mondo. Guarda quanto siete belli, teneri e coccolosi. Ok, mod fighissime, ragazzi. Quindi vi ricordo che il link lo trovate in descrizione. Disinstallate prima il gioco. Dopodiché installate la mod. Se non lo fate vi darà errore. Quindi se vi dà errore prima dovete disinstallare il gioco che avete già installato. Dopo installate la mod. Se in futuro uscirà qualche altro aggiornamento ufficiale di Granny 2, dovete prima disinstallare la mod e poi installare nuovamente Granny dal Play Store. Ok, quindi mi raccomando, lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, siamo tutti i social, di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo alla domenica horror con House of Fear. Guardate che carino. Potremmo anche interagirci. Guardate qua. Possiamo ruotarlo. Praticamente avremo a che fare con questo coso qua.